Il sole è benessere per la mente e il corpo. Con la sua luce e il suo calore sprigiona energia e migliora l'umore. Favorisce il rilassamento muscolare e è un aiuto per le ossa. L'abbronzatura poi minimizza i difetti e ci fa sentire più in forma e più belle. Devi mettere l'olio se vuoi un'abbronzatura selvaggia. Ora ti metto un po' di aloe sulle spalle, ok? Dovrebbe darti un po' di sollievo. È un grande però. Se l'esposizione avviene in maniera esagerata o inadeguata, può essere nociva. Ecco quindi un nuovo video con i 10 errori da non commettere sotto al sole per una abbronzatura uniforme, duratura e sicura. Ma prima, come sempre, like di supporto e iscriviti al canale. Voi amate la tinterella oppure no? Vi abbronzate oppure non riuscite? Fatemelo sapere con un commento. E se non volete perdervi nessuno dei miei outfit e tanti consigli di moda e beauty ogni giorno, seguitemi su Instagram, mi trovate come Ele Petrella. Sigla! Bronzatissima! Non metto la protezione perché sennò non mi abbronzo. Il filtro solare serve a schermare il peggio del sole e a far passare, filtrare appunto, il meglio, ossia la quantità di raggi sufficiente a regalarci un colorito abbronzato e il giusto quantitativo di endorfine, gli ormoni del benessere, e di vitamina D. Con la protezione solare ci si abbronza in maniera intensa, duratura e soprattutto sicura. Senza la protezione solare ci si scotta, ci si spella e l'abbronzatura che ne conseguirà non solo non sarà uniforme, ma svanirà anche prima. Non metto la protezione, tanto è nuvoloso. La protezione solare non serve solo quando il cielo è azzurro, perché il sole c'è sempre, dall'alba al tramonto, 12 mesi l'anno. Semplicemente a volte è più vicino, altre è più lontano, a volte è più libero, altre è più coperto. Il cielo nuvoloso abbassa la sensazione del rischio del pericolo e aumenta così il rischio scottature. La protezione solare andrebbe messa sempre. Utilizzo la protezione degli anni passati perché non è ancora finito il flacone. Il sole, la sabbia e le alte temperature danneggiano le creme solari. Se conservate in modo ottimale, possono durare fino a 12 mesi dalla data di apertura. Il period after opening è riportato su tutte le confezioni ed è segnalato come un barattolino di crema aperta e un numero che indica la durata in mesi dopo l'apertura. Ma considerato come le teniamo in spiaggia, possono perdere la loro efficacia anche in molto meno tempo. Sconsiglio quindi di utilizzare le protezioni solari aperte negli anni precedenti. Sono già abbronzata, non serve mettere la protezione solare. Tutte le persone devono mettere la protezione solare. Anche se ho la carnagione scura? Sì. Anche se ho un fototipo 4, 5 o 6? Sì. Ma anche se sono già abbronzata? Sì. Anche le pelli che non si arrossano subiscono ugualmente a lungo termine gli effetti di un'esposizione solare scorretta. Gradualmente più aumenta l'abbronzatura, più possiamo diminuire il grado di fattore protettivo, perché nel frattempo la nostra pelle si sarà abituata e avrà iniziato a produrre un quantitativo maggiore di melanina. L'unico accorgimento valido possibile consiste nello scegliere una linea solare che copra tutti gli step di un'abbronzatura naturale e graduale. Come la linea Soltiere che ho scelto di utilizzare io questa estate. La linea Soltiere di Bottega Verde comprende un latte solare con fattore di protezione 30, un olio secco con fattore di protezione 20, uno spray solare con fattore di protezione 10 e un latte dopo sole. Caratterizzati da una texture leggera e non grassa e da una profumazione di fiori e frutti tropicali, permettono una abbronzatura effetto seta. Facili da applicare e piacevoli da massaggiare, non ungono e non appiccicano. Non faccio scrub perché sennò va via l'abbronzatura. No! L'abbronzatura dopo un po' tende a sbiadire e ingrigire. La pelle si squama e l'effetto sano che avevamo ottenuto subito dopo l'esposizione al sole tende a sparire nel giro di pochi giorni. Uno scrub delicato ogni 7-14 giorni è ideale per mantenere la pelle sempre super luminosa e avere anche un effetto più duraturo. Lo scrub regala una pelle morbida perché aiuta a eliminare le cellule morte che fanno apparire la pelle screpolata e ingrigita. L'importante è che venga effettuato di sera e non nei giorni in cui ci si è esposte. Io non metto né gli occhiali né il cappello, così non mi rimangono i segni. A
al sole tendiamo tutte a corrugare fronte, occhi e collo. Quando ci si abbronza, questo strizzamento porta ad ottenere una tintarella disomogenea, con tratti più chiari e altri più scuri. Al fine di evitarlo, a meno che non si stia ben distese con gli occhi chiusi, è bene indossare un cappello o un paio di occhiali da sole, in modo da poter mantenere i tratti distesi e calmi. Bonus! Scegliete montature iper sottili, così da non coprire il contorno occhi e ritrovarsi poi con altri tipi di segni. Ho l'acne, quindi devo fare asciugare i brufoli al sole. No! O comunque, vero solo in parte. Inizialmente si avrà l'impressione che il sole asciughi la pelle, ma già verso metà vacanza le ghiandole sebacee cominceranno a produrre più sebo, peggiorando l'acne come risposta all'esposizione solare, specialmente se scorretta. Il consiglio è quello di optare per protezioni solari specifiche per pelli oleose e con imperfezioni e di evitare le texture più grasse. Il dopo sole non lo utilizzo perché tanto è inutile. Il dopo sole è fondamentale perché riduce l'infiammazione indotta dai raggi UV, ripristina il film idrolipidico di superficie e contrasta la disidratazione, restituendo alla pelle la quota d'acqua che ha perso a causa del sole e del caldo. Ho messo la protezione questa mattina. Non serve, io la riapplichi anche nel pomeriggio. La protezione solare va applicata 20-30 minuti prima dell'esposizione, in modo che i principi attivi riescano ad attraversare lo strato superficiale della pelle, e poi va riapplicata nel corso della giornata, perché dopo 2 ore, circa massimo 3, perde la sua efficacia. Dopo il bagno poi bisogna eliminare la salsedine o il cloro, asciugarsi bene e riapplicare subito la protezione solare, perché anche se è resistente all'acqua, sulla pelle umida si riduce notevolmente la sua capacità protettiva. Ho pochi giorni per prendere il sole, quindi rimarrò tutto il giorno in spiaggia. No. Se la bronzatura vi fa stare meglio con voi stesse, ricordatevi che la pelle è l'organo più esteso che abbiamo e che quindi necessita di un bel po' di attenzioni. Questo non significa destinarla a un'intera giornata di sole come foste lucertole, quanto piuttosto di evitare le ore centrali in cui l'irraggiamento è all'apice della sua intensità, in modo da abituare la pelle al sole e di darle il tempo di attivare i suoi meccanismi di difesa. Mi sento un po' vostra madre, ma Repetita Huvant. Le ore centrali sono bocciate e l'esposizione deve essere limitata. Spero che questo video vi possa essere utile. Se vi è piaciuto, lasciatemi un piccolo like e iscrivetevi al mio canale. Per qualsiasi domanda, scrivetemi nei commenti. E se non volete perdervi nessuno dei miei outfit e tanti consigli di moda e beauty ogni giorno, seguitemi su Instagram. Mi trovate come Ele Petrella. Grazie per aver guardato il video fino alla fine, qui vi lascio altri 2 video che spero vi possano essere utili